Buongiorno a tutti, siamo arrivati all'ultima preghiera del lunedì in quest'ultima settimana di scuola. Mi piacerebbe che utilizzassimo questo momento per dire grazie al Signore per l'anno trascorso insieme. Certamente un anno particolare segnato dall'emergenza Covid, ma tutto sommato abbastanza sereno per il nostro istituto. Io ho sentito davvero che il Signore ci ha accompagnato, che ci è stato vicino. E anche attraverso la nostra amicizia, il nostro ritrovarci insieme, la possibilità di ritornare in presenza, abbiamo sperimentato quanto bello sia essere una comunità che ha degli obiettivi comuni, che condivide le fatiche e le gioie, le soddisfazioni per i risultati, per il percorso fatto insieme. Immagino che la maggior parte di voi abbia già la mente proiettata verso le future vacanze. Un pensiero particolare vorrei dedicarlo agli amici di terza media e soprattutto a quelli di quinta superiore. Gli esami sono vicini, ancora qualche settimana di fatica, qualche settimana di prova, ma spero che ciascuno di voi possa raccogliere i frutti di quanto ha seminato in questi anni qui al Barbarigo. Non mi dilungo oltre, vorrei che concludessimo insieme con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, nella quale raccogliamo tutto il nostro grazie e anche tutti i desideri per il periodo di vacanza che si sta per aprire. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Benedici, o Signore, tutti i nostri ragazzi, benedici i docenti, il personale di questa scuola. Fa che questo tempo di vacanza possa servire a rintemprare le forze e a donarci nuovo entusiasmo per ripartire insieme nell'avventura dell'educazione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona ultima settimana di scuola e buone vacanze a tutti voi.